Nonna Rita, se tu dovessi parlare un po' del tuo paese natio, cioè di Di Roccaverano, cosa Roccaverano. diresti? Un bel paesino, Roccaverano. Ma adesso è molto bello. E una volta c'era i negozi, adesso è bello il paese, c'è dei giardini, dei fiori bellissimi, ma non c'è più una scuola e un negozio. Si è un po' Ecco, svuotato. tutto Che svuotato. quando eri C'era un giovane tu, albergo, eh? c'era l'albergo, due ce n'erano, da Girumegni, Divo. Da Girumegni, non so perché, io sempre l'albergo di Girumegni, se ne E andiamo a tuoi, da mangiare. giovane cosa facevi tu a Roccaverano? Racconta un po' cosa. No, I giovani? tu quando eri giovane a Roccaverano. Ah, ma allora Si ballava, si si faceva ballava, feste. sì. La gente erano più o meno più poveri, però ridevano ancora. Alla sera, mi ricordo, noi eravamo Tu sei quattro. del 28. Del 28, avevo mia sorella del 25, io del 28, mia vicina del 26, e Luigi du 30, io del 28, Luigi du 30 e Palmina del 32, la mamma di Gabriella, Certo. Alessandra, il 32. E si andava in campagna e mio papà soffriva mal di stomaco. Era solo, a volte si andava anche noi dicevamo salire il grano turco con la zappa, si faceva aiutare Certo. e lui passava a mettere la distanza del grano turco e noi con la zappa si Qual è il mutolava. ricordo più bello che hai di Roccaverano? Ma eravamo contenti anche con niente. Tutto Però lì, era bello, sulla alla collina. sera, sulla collina, noi avevamo due capre e una pecora per andare al pascolo. Poi avevamo una quarantina di galline e il giovedì si andava al mercato, Dove? A a Roccaverano, a Monastero Bormida. Monastero Bormida. Si andava a Monastero e si vendeva le uova e il formaggio. E si faceva la spesa per tutta la settimana in casa, un po' di zucchero e un po' di caffè. Il caffè si prendeva in occasione perché non si faceva sempre il caffè.